Telespettatori, ben trovati alla diretta di Tele4, prima del nostro telegiornale delle 13:20, nel quale vedremo le notizie raccolte in mattinata. Poi la trasmissione dagli stand della Barcolana con Marco Stabile, come ogni giorno di questa settimana. Poi fra poco vi diremo, anzi ve lo dico subito, l'ospite, De Ambassi, direttore sportivo Società Velica Barcola Grignano, come primo ospite alle 13:35. Allora, adesso andremo a vedere un po' di notizie, anche di respiro nazionale, ovviamente, per quanto riguarda la situazione Covid e le misure che sta preparando il governo per quanto riguarda, ovviamente, il contingentamento Covid per il prossimo DPCM che verrà firmato per il 15 di ottobre. Allora, andiamo sui giornali, andiamo su Repubblica. Coronavirus, il governo prepara la stretta, stop alle feste e nozze tra intimi, le misure chiave del DPCM, più smart working e stop all'alcol dopo le 22, parti in casa soltanto per 10 invitati, quindi fermare le feste, quelle che favoriscono i contagi, a volte veri e propri cluster, vietare tutte quelle programmate nei luoghi e nei locali pubblici, consentire le cerimonie matrimoniali solo con un numero massimo di invitati che sarà individuato nelle prossime ore, limitare fortissimamente anche i party privati, indicando una soglia massima di presenti non superiore alle 10 unità. Questo è quello che filtra, virus impennata di contagi, sempre su Repubblica, stop alla sosta in piedi davanti ai locali. La restrizione anti-assembramenti sarà inserita nel DPCM alla firma del Premier Conte il prossimo 15 ottobre. Domani riunione urgente del Comitato Tecnico Scientifico con il ministro Speranza. Con 5.372 contagi e 28 morti, ieri il governo ha messo in atto un piano di controllo che evolve di giorno in giorno. Prima lo stop alle feste, poi vietate le nozze con molti invitati, permesse solo quelle intime con testimoni e parenti stretti. Per bocce, le chiusure di zone e città vanno concordate col governo, per cui le regioni non hanno la possibilità di agire in libertà su questa singola decisione. Per mettere a punto ogni mossa è stata convocata per domani una riunione urgente del Comitato Tecnico Scientifico, alla quale dovrebbe partecipare anche il ministro della Salute Roberto Speranza. Sul tavolo degli esperti, secondo quanto si apprende, ci sarebbe l'impennata dei contagi dell'ultima settimana e la capacità del sistema di testare i casi. Intanto però si pensa di vietare gli assembramenti davanti ai locali pubblici, vietato stare in piedi davanti a bar e ristoranti, niente soste, tutti insieme bevendo un drink o chiacchierando. È questa la norma che stanno pensando di inserire nel DPCM che Conte firmerà il 15 ottobre. Sarebbe una misura di contenimento in vista di una situazione che sembra diventata esponenziale con i contagi che salgono in tutte le regioni. Sarebbe anche un deterrente contro il mancato uso della mascherina che, benché sanzionato, si riscontra continuamente. Molti giovani, soprattutto, si riuniscono all'aperto senza protezione alimentare, così il contagio già pesante tra gli under 30. Vediamo ora già il servizio di ieri sull'argomento, praticamente il controllo delle mascherine sugli autobus, perché già a settembre sono fioccate diverse multe. Insomma, i controlli comunque ci sono. Rivediamo. Sono 7 le persone che sono state sanzionate per non aver indossato la mascherina all'interno degli autobus, così come è stata sanzionata una persona per la stessa mancanza all'interno di un locale pubblico. Sono solo parte dei dati del report del mese di settembre dei controlli effettuati in città dal nucleo interventi speciali della polizia locale. Gli interventi rientrano nell'ambito dei controlli sicurezza su tutto il territorio comunale, con un focus sul degrado urbano per sensibilizzare sul rispetto delle regole della convivenza civile, alcuni delle quali coincidono anche sulla percezione di sicurezza da parte dei cittadini stessi, senza dunque escludere i controlli mascherine sui bus della città. A gran voce tanti triestini stessi, poi, come testimoniano anche le tante voci a Sveglia Trieste e nelle trasmissioni di Tele4, chiedevano che proprio la polizia locale entrasse negli autobus per sanzionare coloro che risultassero irrispettosi delle prescrizioni. Giro di vite dunque con i pattugliamenti della polizia locale già partiti a settembre a Trieste. Stessa cosa operata anche dalle forze dell'ordine per quanto riguarda la movida serale. In tutto le sanzioni del report della polizia locale sono 46, oltre a quelle citate se ne segnalano 13 per accattonaggio molesto, 2 sanzioni per bevacco, una per allontanamento di un parcheggiatore abusivo, 4 sanzioni poi sono state comminate per vendita senza licenza in area non autorizzata e un'altra sempre per vendita non autorizzata e con anche il sequestro della merce. Infine, 3 persone sono state sanzionate per aver urinato in pubblico, una per gettito di rifiuti e una denuncia è stata comminata per invasione di terreni e fabbricati.
E quindi Covid verso nuove restrizioni, un titolo eloquente che ci fa capire come si stia pensando ovviamente a stringere ancora di più la cinghia. Vi ricordo dunque la trasmissione dopo alle 13.35 con Marco Stabile in Villaggio Barcolana. Vi ho già detto il primo ospite che è Dean Bassi, direttore sportivo Società Velica Barcola Grignano, e poi dalle 14 ci saranno Tiziana Pituelli, coordinatore marketing d'Esper, e Fabrizio Cicero, coordinatore d'Espar FVG. Bene, allora, queste le tematiche che staremo affrontando, quindi per quanto riguarda questo spazio fino alle 13.20, quindi il Covid che ovviamente è il primo pensiero nella lista di ogni amministratore, e ricordiamolo quindi con le strette che si stanno già preannunciando. 043139393, chiamate per intervenire in trasmissione, oppure svegliatrieste@tele4.it per le segnalazioni che volete, che vorrete fare. Andiamo anche a Trieste, stando sul piccolo. Trieste, la movida è selvaggia alla vigilia della Barcolana. La regione corre ai ripari verso la chiusura anticipata dei locali. Da sempre, il fine settimana alla vigilia della Barcolana è per Trieste un'occasione di socialità e soprattutto di tanto divertimento, e nell'anno segnato dal Covid il desiderio di trascorrere la serata all'esterno dei locali del cuore cittadino è forse ancora più smisurato, con il lockdown alle spalle e l'incertezza sul futuro più prossimo. Se non fosse che in tutto questo le mascherine siano rimaste per lo più appese al collo invece che indossate davanti a naso e bocca. Infatti nella serata di ieri, venerdì 9 ottobre, un fiume di persone ha letteralmente invaso il centro, trascurando però il distanziamento sociale, dimenticandosi spesso appunto di indossare la mascherina in maniera corretta con tutte le protezioni individuali. Quindi l'ultimo DPCM le ha, come noto, rese di nuovo obbligatorie anche all'aperto. Queste le foto che stiamo facendo scorrere, che testimoniano un po' l'assembramento di ieri sera. Ingrandiamo anche a questo punto, vediamo se riusciamo a ingrandire, eccolo qui. Le foto che testimoniano gli assembramenti nella serata di ieri, come potete vedere, addirittura difficoltà a camminare in certe zone, i ragazzi la maggior parte con la mascherina alzata, ma qualcuno con quella abbassata, si trova sempre, e comunque il contatto è davvero, davvero, davvero molto ravvicinato. E con queste immagini andiamo al telefono, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, prego. Io sono Daniela, chiamo da Tolmezzo. Ah, Daniela. Volevo un'informazione, come mai tutte queste restrizioni, per esempio per i bar, per i ristoranti, e dall'estero, dalla Francia, dalla Slovenia, entra chi vuole? Anche questo è un tema, ha ragione, nel senso che è chiaro che i controlli confidiamo che siano puntuali anche per chi transita da altre regioni e da altri stati, insomma. Sì, poi sì, perché ho visto oggi il telegiornale dalla Francia, nessun controllo, nessun tampone, nessun certificato medico, nessuna autocertificazione. Vediamo come andrà, aspettiamoci anche nei prossimi mesi di vivere. Non sono nessun ristorante, sono una pensionata in questo momento agitata. No, mi rendo conto, è una situazione molto particolare, stiamo andando verso una nuova stretta, quindi vedremo. Sto facendo ciao con la mano. Okay. Va bene, grazie Daniela. Ciao. Grazie signora, buongiorno. Allora, risentiamo anche le parole del prefetto da ieri sera da Ring, nel senso dell'altro, ieri sera era ospite a Ring, ieri abbiamo mandato un servizio e mentre accogliamo la prossima telefonata prepariamo il prefetto che ha parlato delle mascherine, delle multe che possono arrivare fino a 1000 euro per chi non le indossa. Chi c'è con noi? Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. 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 Mi dica. Per cortesia, i ristoranti. I ristoranti dovranno essere chiusi verso la fine di ottobre. Ancora non lo sappiamo, forse si va verso una chiusura parziale o a orario ridotto. Vediamo cosa succede nelle prossimi giorni. Grazie, scusatemi tanto, buongiorno. Grazie a lei signora, buongiorno. Bene, come annunciato risentiamo le parole del prefetto Valerio Valenti, prefetto di Trieste, che ha parlato proprio dei rischi nel non indossare le mascherine. Sentiamo. Intanto io inizierei dal dire che conviene portarla sempre con sé. Quindi questa è la prima regola, uscire da casa muniti di mascherina. Domanda classica, vado a camminare in Carso, sono da solo, lì non la uso, giusto?
Confermo. Altra domanda a Barcola. Vado a camminare. Se ce l'ho con me e sono da solo a distanza di altre persone, non la indosso. Ma se incrocio delle altre persone, se mi trovo in un luogo nel quale coesistono altre persone, penso a dei bar, a dei luoghi pubblici dove ci sono delle altre persone, io la indosso perché in quel caso diventa obbligatorio. Una cara amica oggi ci ha inviato delle foto del viale e erano tanti senza mascherine. Se passeggio sul viale inevitabilmente mi trovo a contatto con altre persone che mi sfiorano, che mi incrociano, e allora in quel caso bisogna indossarla permanentemente. Poi ci sono multe da 400 fino a 1000 euro. Esatto, questa è la sanzione prevista. Ricordo che nel periodo di punta non abbiamo superato il 4% delle sanzioni, quindi mi sembra che possiamo dire che sia stata usata la mano di velluto. Una Barcolana strana, no? Quest'anno fortemente ridimensionato. Le mascherine, c'è preoccupazione per queste giornate che stiamo per vivere? C'è la consapevolezza che vi saranno delle situazioni nelle quali inevitabilmente si creeranno degli assembramenti. Io mi auguro che in quelle situazioni, in quelle condizioni, la gente, i cittadini, i turisti, le persone che sono qui, che verranno qui a Trieste, che auguro siano anche numerose, indossino la mascherina e evitino di tornare a casa con il Covid. Queste le parole del prefetto Valerio Valenti. Cerco di attivare il nostro WhatsApp web così da farvi vedere anche quello che i commenti che poi arrivano ovviamente sulle foto che vediamo e su tutto quello che facciamo. Allora, andiamo un attimo qui, per favore Massimo, seguimi sul PC, grazie. Il consigliere di Fratelli d'Italia Gabriele Cinquepalmi postando delle foto relative alla movida serale. Non è che tutta Trieste è via Torino, ci sono molti locali fuori dal centro e non è giusto che per colpa di una via deve pagare tutta Trieste. Le regole ci sono e vanno fatte rispettare, certo è che forse si poteva non fare la Barcolana. Ora facciamo rispettare le regole, non devono pagare tutti per colpa di altri che le regole non le rispettano. Così il consigliere di Fratelli d'Italia, il consigliere comunale Gabriele Cinquepalmi, cercando un po' a questo punto immagino di mediare la situazione, poi parla di via Torino, poi chiaramente la situazione, bisogna vedere anche le altre varie zone della città. Andiamo al telefono di nuovo, pronto? Pronto? Salve, buongiorno signora. Sì, buongiorno, no, io volevo dirle, la gente è molto rispettuosa, ho visto tutta la gente con distanza, tutta la gente controllandosi, ma il problema nostro è la corriera. E la corriera non c'è, un disastro. Io ho preso ieri e l'altro giorno la corriera la 11, la 5, impressionante, non si può viaggiare di questa forma. Ci sono troppe, persone, dice. La corriera, sì, sì. Ma dopo la mascherina, la vedo tutta la gente con la mascherina, veramente non possiamo dire che la gente di Trieste non rispetta, non è vero. Eh no, beh, ha ragione, nel senso che immagino che la situazione poi crei anche discrepanze, visto che... Il problema è la corriera è impossibile, e anche quando il ragazzo va a scuola, che dopo ritorna a casa, ormai il contagio io penso che sarà di là. Va bene, grazie signora, buongiorno, buongiorno, grazie signora. Allora, fra poco andiamo in pubblicità, ma manca ancora un pochino, abbiamo ancora un po' di tempo. Ci abbiamo un'altra telefonata? Pronto? Pronto? No, ok, va bene, allora aspettiamo, la prossima telefonata e vediamo un attimo anche di capire se troviamo altri dati parziali su questa giornata relativa ai, contagi. No, vado un attimo di nuovo sulle mail invece, non prendiamoci in giro, in periferia la prendono alla leggera, vedi via Flavia e via di Vittorio. Beh, Patrizia ci scrive, grazie Patrizia, manifestando appunto il fatto che non è solo un problema di via Torino. Andiamo a vedere, l'avevo visto in preview prima, bravo Massimo, perché anche il Tribunale ha il suo bel da fare, un cancelliere, un giudice positivo, stamattina la notizia sul giornale dei dettagli, ma noi rivediamo il nostro servizio di ieri sera di Marco Stabile.
Tribunale di Trieste verso il possibile stop delle udienze in presenza a seguito della positività al Covid di Massimo Tommassini, giudice penale della sezione GIP, e di un cancelliere della sezione penale. L'aula in cui il giudice ieri ha tenuto l'ultima udienza è stata chiusa, sanificato anche l'ufficio e un ascensore in via precauzionale. A quanto si apprende, il giudice ha sempre indossato la mascherina e, avvertiti i primi sintomi ieri mattina, si è sottoposto il prima possibile ad un tampone che ha dato esito positivo. A ruota anche la positività del cancelliere. Immediatamente scattate tutte le procedure previste dal Dipartimento di Prevenzione della SUGI. Non è ancora chiaro quante persone dovranno essere sottoposte al tampone, ma tutti i dipendenti di Palazzo di Giustizia che sono entrati in contatto diretto con i due positivi oggi sono rimasti a casa, così come i dipendenti con patologie pregresse ritenute a rischio. In una missiva dell'Ordine degli Avvocati del Foro Giuliano si precisa che nei prossimi giorni si attende un'intesa tra il Presidente del Tribunale e l'Ordine, che molto probabilmente, anche per l'emergenza contingente, vedrà privilegiata la trattazione cartolare o a mezzo Teams, una sorta di Skype interno rispetto a quella in presenza. Vale a dire che si va verso uno stop dei processi in presenza e, a quanto filtra, sarebbe già stato deciso di non sentire più i testi nelle udienze della sezione penale, evitando dunque anche la presenza dei difensori. Le operazioni di sanificazione costante sarebbero di fatto quasi impossibili durante i procedimenti. Intanto, durante questo sabato e domenica si procederà a un'operazione di pulizia profonda di tutti i locali potenzialmente interessati dal passaggio dei due positivi. Telefonata flash prima della pubblicità, pronto? Sì, pronto, buongiorno, flashissima. Buongiorno. Io ho sentito negli ultimi due giorni parlare fortemente, ripeto, il Covid sicuramente la fa da padrona, però ho sentito parlare fortemente di una patrimoniale che aleggia. Allora, siccome più se ne parla, come diciamo noi qua, più se parla più la, insomma, no? Ecco, ci siamo capiti, non vorrei che ci trovassimo da un giorno all'altro dei bei soldini portati via, cioè beh, insomma, per quello che uno può avere oggi sul conto corrente. Cioè, di questo non si parla tanto, ma non vorrei che fosse coperto da questo problema del Covid. Voi sapete qualcosa? Speriamo proprio di no, però buona segnalazione, perché poi si va ad approfondire. Grazie signora, devo chiudere, chiedo scusa. Buongiorno. Allora, pausa pubblicitaria, alle 13.20 il TG con le notizie raccolte in mattinata. State con noi. Telespettatori di Tele 4, buongiorno e bentrovati alla nostra edizione meridiana del telegiornale. Si profila una barcolana 52 all'insegna del maltempo, con bora, pioggia, temperature in picchiata. Possibile che il comitato di regata possa decidere per una restrizione dei concorrenti al via o addirittura per un posticipo dell'evento di una settimana. Marco Stabile. Una barcolana per velisti esperti e marinai veri, una coppa d'autunno all'insegna della bora scura. E quanto prospettano le previsioni dell'Osservatorio Meteo Regionale dell'ARPA, a meno di un ritardo della perturbazione prevista in arrivo tra la notte e la mattina di domani nell'Alto Adriatico. La bora dovrebbe soffiare a 20 nodi con raffiche fino a 30 nell'orario previsto per la partenza, ovvero le 10.30 del mattino. Dunque il vento, invece di scadere come molto spesso fa, dovrebbe tendere all'intensificazione con refoli, per dir da la Triestina, sino a 40 nodi un paio d'ore più tardi. Dunque, a poco varrebbe la formula classica del posticipo di una o due ore della partenza, già sperimentata in passato. Al vento sarà associato un brusco calo delle temperature e la pioggia, che a quanto pare potrebbe presentarsi in modo più sporadico in golfo. Da qui i ragionamenti già partiti in seno al comitato organizzatore della società velica della Barcole Grignano. La prima ipotesi in campo, qualora tutto venisse confermato, sarebbe quella di escludere dalla competizione le imbarcazioni più piccole per evitare problemi agli equipaggi. Detto che la decisione di portare
o meno sulla linea di partenza in caso di condizioni estreme dipende chiaramente dalla coscienza personale dell'equipaggio. L'altra ipotesi è quella di un posticipo della Barcolana 52 di una settimana, ovvero a domenica prossima. Bisogna tornare all'inizio degli anni 90 per trovare un precedente del genere, mentre un vero e proprio annullamento della competizione non è mai avvenuto. Insomma, comunque vada, l'imperativo è quello della sicurezza per tutti, perché andare per mare, e chi se ne intende lo sa bene, può essere pericoloso e complesso anche in quello che molti velisti chiamano il lago dell'Alto Adriatico. Le sciocche Deborah non vanno mai sottovalutate. Prendeva di mira gli anziani disabili, li derubava, latitante beccata a Fernetti. Si tratta di una cittadina di origine rumena che dovrà scontare una pena di quasi 4 anni, reati commessi quando era minorenne nella zona di Bologna. E quindi i carabinieri di Basovizza, nel corso di un controllo di retrovalico a Fernetti, hanno intercettato questa giovane cittadina destinataria di un ordine di carcerazione. La ragazza, appena ventenne, viaggiava a bordo di un bus di linea proveniente dalla Spagna. Dagli accertamenti svolti è risultata colpita da un provvedimento restrittivo emesso nel settembre 2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna per una serie di reati connessi al patrimonio e tra il capoluogo emiliano e la provincia, quando era ancora minorenne. Questa è la notizia che poi vedremo meglio in corso di telegiornale anche serale. Poi andiamo avanti invece adesso parlando di Ginnastica Triestina, che per la prima volta quest'anno partecipa alla Barcolana. Ce lo racconta Umberto Bosazzi. Un aspetto così un po' avventuroso, ma ben focalizzati sugli aspetti tecnici, in quanto ci siamo affidati a uno skipper nonché istruttore federale, Alberto De Caro, che come dire, ci accompagnerà in questa prima volta, sicuramente entusiasmante. Sono contento, orgoglioso di poterli ospitare su Freedom e speriamo di anche fare un ottimo piazzamento. A bordo di un First 36.7 Beneteau, per la prima volta domani la ginnastica triestina prenderà parte alla Barcolana, sposando completamente lo spirito della manifestazione. La Barcolana è la festa del mare, proprio è un evento, diciamo una regata dove sia le barche piccole che le barche grandi possono confrontarsi, partire tutti assieme, trovarsi su questa linea di partenza. È sicuramente un evento molto particolare e bello. Stamattina in sacchetta l'equipaggio che prenderà parte alla regata ha issato la vela, dove campeggia un'immagine realizzata dalla fumettista Paola Ramalla. Un disegno che potesse dare un po' ispirazione all'evento della società ginnastica triestina in Barcolana, mantenendo i due principali elementi che la contraddistinguono da un punto di vista visivo, cioè il leone, e poi questo personaggio ondina che è stato creato prendendo ispirazione da un manifesto originale, forse il primo manifesto della società con la divisa da canottaggio, quindi ancora risalente a fine 800. L'impegno della ginnastica triestina alla Barcolana potrebbe preludere ad una novità non di poco conto all'interno della benemerita istituzione cittadina. Ci sono già state delle richieste, quindi potremo sempre con il supporto di Alberto De Caro di organizzare dei corsi vela. Ed è comunque allerta gialla dalle 23.55 di stasera fino a domani, anzi no, scusate, ho sbagliato, dalle mezzanotte di oggi alle 23.55 di domani 11 ottobre. A pioggia e vento scatta l'allerta gialla per il giorno della regata. Sempre Umberto Bosazzi nel prossimo servizio per la scultura della Barcolana, l'opera realizzata dallo scultore, il quale si augura che rimanga a Trieste. Anche se più contenuta rispetto agli altri anni, in questi giorni Piazza Unità si presenta comunque molto animata. Vi campeggia, accanto ai pannelli realizzati da Turismo FVG per promuovere le località turistiche della regione, anche l'opera dedicata alla Barcolana, realizzata da Stefano Conticelli, fortemente voluta dall'assessore ai grandi eventi Federica De Santis e dal presidente della Barcolana, Mitja Gialuz. Mi ha sperato intanto Together, questo messaggio che ha lanciato Mitja. Quindi Together, siamo insieme, queste 4 vele che solcano il mare, nel rispetto assolutamente dell'ambiente, della natura, dello sport e del benessere di tutta la popolazione.
Un'opera che è molto piaciuta anche al sindaco di piazza, il quale non ha nascosto l'intenzione di fare in modo che resti in città permanentemente. Io sarei felice di lasciarla a Trieste perché è nata per Trieste, Barcolana è inciso a capitali romane sul travertino. L'opera è realizzata in travertino di marmo delle cave Morelli di Guidonia, una cava straordinaria, l'acciaio è acciaio Corten, è un acciaio modernissimo che voglio dire è un po' il bronzo moderno, bronzo contemporaneo lo chiamo. Un'altra notizia di cronaca, ladri in azione della notte, sono state rubate le mance di un bar, è successo in Viale Miramari, i ladri si sono intrufolati nel locale rompendo un lucchetto della porta d'ingresso. Andiamo invece adesso col prossimo servizio a vedere un po' il resoconto del concerto dell'altro giorno dell'altro ieri di Brunori Sassi in Porto Vecchio, grande soddisfazione da parte dell'assessore comunale ai grandi eventi, Francesca De Santis. Orgoglio, emozione, soddisfazione sono i sentimenti che questa amministrazione prova nei giorni dopo il concerto di Brunori Sas. È orgoglioso l'assessore Francesca De Santis per la buona riuscita del concerto di Brunori Sas in Porto Vecchio. Il primo nella città di Trieste con 999 spettatori ordinatamente seduti che hanno occupato in maniera alternata le sedie. Il concerto gratuito, l'ultimo dell'estate, promosso dal comune di Trieste, ha registrato il tutto esaurito in pochi minuti all'apertura delle prenotazioni. Un concerto meraviglioso che abbiamo voluto organizzare in Porto Vecchio, che si è dimostrata una location unica. Prima illuminata con le luci del tramonto e poi con un gioco di luci artificiali che ha reso l'atmosfera magica. È stato un concerto voluto da questa amministrazione con forza e coraggio e lo abbiamo voluto perché crediamo che i cittadini triestini meritino degli spettacoli di questo tipo e soprattutto per dimostrare la nostra vicinanza al comparto della cultura e dello spettacolo. Questo vuole essere solo il primo passo per altri grandi eventi e quindi per portare sempre più artisti in città. Si sta lavorando, ma situazione permettendo, se ne riparlerà la primavera prossima. Ci sono diversi nomi in ballo che però ovviamente non svegliamo quest'oggi. Il lavoro sarà duro, tanto quanto quello che abbiamo fatto per portare Brunori Sas in città, ma sono certa che anche per il prossimo evento sarà ripagato con grande soddisfazione. Domenica di grandi eventi sportivi anche per la Triestina Alliance, la squadra del coach Dalmassoni impegnati in emergenza con Milano, 3 sono gli infortunati, mentre la Triestina sarà di scena a Legnago per inseguire la terza vittoria consecutiva, ancora Marco Stabile. Problemi e prospettive diverse nel weekend sportivo Made in Trieste. Allianz alle prese con l'arrivo della corazzata Milano al Pala Trieste, triestini in trasferta a Legnago con l'obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva. I ragazzi di Dalmasson si presenteranno sul parquet privi di Henry, Udano e Cavaliero con l'innesto di Mussini che proverà a dare una mano al gruppo in un momento di evidente difficoltà d'organico ma non certo di forma. Il resto della squadra ha fatto benissimo anche a Sassari e bisognerà stringersi attorno a uomini come Fernandez, Doyle, Alviti e la Quintana per provare a snocciolare la miglior prova possibile di fronte alla squadra di Messina. In campo i biancorossi troveranno una formazione di massimo livello d'Eurolega che ha rimpolpato con gli innesti super di Datome e Heinz un organico già di massimo livello. Pala 2 alle 17 per i 1000 che potranno fare ingresso al Palasport. Terza partita in una settimana invece per la Triestina di Gautieri che dopo la sconfitta all'esordio con la neopromossa Matelica ha inanellato due vittorie consecutive in trasferta a Cesena e in casa con il Modena. Due prove convincenti che oltre a mettere in mostra le qualità realizzative di Gomez hanno evidenziato evidenti progressi nel gioco, nella compattezza di squadra e nella capacità di aggredire l'avversario. Domani alle 15 a Legnago l'Unione vuole continuare a vincere e a progredire in classifica. Una vittoria e due pareggi per i veronesi che si dimostrano squadra quadrata e brava a difendersi soprattutto sul campo amico. Capacità di offendere ma anche pazienza nel sfruttare i punti deboli dell'avversaria, le chiavi di un match che potrebbe schiudere le porte a un filotto vincente per i rossalabardati. Concludiamo con le previsioni meteo sulla pagina dell'Osmer del Friuli Venezia Giulia, oggi sabato 10 ottobre. Al mattino cielo poco nuvoloso su tutte le zone, poi nuvolosità variabile, venti deboli a regime di brezza anche nel pomeriggio e in serata possibili piogge a partire dai monti, peggioramento nella notte. Temperature minime tra i 13 e i 16 gradi, temperature massime tra i 20 e i 22 gradi. Il tempo per domani, domenica 11 ottobre, cielo coperto su tutta la regione, già dalle prime ore della mattinata, piogge diffuse da abbondanti a intense, specie sulla costa e a bassa pianura, dove potranno essere anche temporalesche. Soffierà bora da moderata a sostenuta in pianura.
ancora forte sulla costa, quota neve inizialmente sui 1600 metri circa, poi in calo nel corso della mattinata fino a 1000-1300 metri, anche a fondovalle nel Tarvisiano. Dal pomeriggio precipitazioni meno intense, in successiva ulteriore attenuazione dalla sera a partire da nord-ovest, temperature minime tra gli 8 e gli 11 gradi, temperature massime tra i 14 e i 16 gradi. Il miglioramento arriva lunedì 12 ottobre, di notte prima mattina cielo nuvoloso coperto con piogge residue, deboli nevicate in genere oltre i 1000-1300 metri circa, 800 metri sul Tarvisiano, soffia la bora sostenuta sulla costa, in giornata precipitazioni che cesseranno, il vento si attenuerà ulteriormente, saranno probabili le schiarite, temperature minime tra i 9 e i 12 gradi, temperature massime tra i 14 e i 17 gradi. È tutto per l'edizione meridiana del nostro telegiornale, linea al collega Marco Stabile per la trasmissione dagli stand della Barcolana fino alle 14.30. Da parte mia grazie per averci seguito e buon proseguimento.